Ciao a tutte! Finalmente sono tornata, vi faccio tantissimi auguri di buon anno. Mi dispiace veramente perché prima di Natale mi sono ammalata, ho avuto veramente un'influenza pesantissima e non sono più riuscita a farvi gli auguri di Natale e a pubblicare altri video. Vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti che mi avete lasciato sotto il video dell'atmosfera natalizia, grazie a tutte e grazie a tutti gli auguri che mi avete mandato. Adesso inizio subito con questo nuovo video, che è il video dei prodotti finiti di dicembre, che è veramente un video arretrato, super arretrato. E quindi iniziamo subito. Allora, partiamo dal primo prodotto, che è questo bagnoschiuma della Neutromed, veramente un ottimo prodotto, mi è piaciuto moltissimo, veramente molto delicato. Voi sapete che a me piace moltissimo il Neutromed, perché comunque secondo me rispetta veramente il pH della pelle e quindi lo classifico veramente tra degli ottimi bagnoschiuma, quindi un ottimo prodotto. Poi, un altro bagnoschiuma che mi è veramente piaciuto tantissimo, che è veramente una nuova linea della Felce Azzurra, è questo bagnoschiuma qua a base di uva e olio di mandorle. È veramente molto molto buono e secondo me però è un po' più indicato per la stagione primaverile, perché è veramente questo profumo veramente molto molto intenso di uva e quindi io lo riprenderò però nella stagione primaverile. Poi, un altro prodotto buonissimissimo che mi piace tantissimo è questo qua della Bottega Verde, che è questo latte per il corpo alla magnolia nera, veramente buonissimo, un profumo molto molto intenso, indicatissimo per l'inverno e veramente mi dispiace tantissimo finirlo perché lascia veramente una profumazione sul corpo che è veramente paragonabile a un profumo, quindi veramente ottimo. Poi, questi due bagnoschiuma della Sien, che fa prodotti veramente ottimi, che vendono solo da Lidl, devo dire che non mi sono piaciuti moltissimo, anzi vi dirò che li posso classificare se è bagnoschiuma che oddio, non sembra che non lavano, come dico io. Tutti gli altri prodotti da Sien sono veramente buonissimi, straconsigliatissimi, mi sono trovata bene con tanti prodotti, poi vi mostrerò quando li finirò. Però questi qua sono gli unici prodotti che veramente non mi hanno soddisfatto, quindi bagnoschiuma no. Questa crema per il corpo, che veramente in realtà è un burro fondente per il corpo, molto molto corposa, ha una profumazione molto delicata ed è veramente molto molto idratante, quindi ve la consiglio. Io amo moltissimo i prodotti della Perlier e quindi veramente questa linea qua, poi col muschio bianco, veramente è secondo me uno dei migliori. Poi, questa acqua profumata della EQ è un'acqua al limone e alle erbe aromatiche, veramente molto molto buona, anche molto comoda da portare in borsa perché è un 75 ml, l'ho presa a lezione lunga, veramente ottima e secondo me anche questa qua la consiglio più per la primavera, perché comunque ha questa profumazione molto fresca, quindi indicata proprio per la bella stagione. Poi, questo deodorante della Borotalco, io torno sempre a lui perché secondo me è uno dei migliori, quello che non mi dà nessun tipo di irritazione, è molto molto delicato. Io ve lo straconsiglio perché è veramente ottimo. Questa crema qua della L'Oreal, tripla attiva per pelli normali miste, devo dire che non mi è piaciuta molto, già l'avevo provata in passato, non mi era piaciuta, stupidamente l'ho ripresa perché era in offerta, ma pensavo che magari la composizione nel tempo, negli anni, magari fosse anche un attimino cambiata, ma in realtà è rimasta tale quale, quindi non ve la consiglio. Finire, questa crema qua di Bottega Verde, una crema fiori, è una crema per il viso idratante per la pelle normale mista. Devo dire che è molto profumata, molto delicata, ma a me mi ha dato una strana reazione perché comunque mi usciva, nel senso che comunque mi andava l'uscita dalla pelle e quindi non è sicuramente adatta per il mio tipo di pelle. Io per adesso ho finito, ci vediamo settimana prossima con nuovi video. Ciao!